1, 2, 3 Prova, sa, sa. Ovviamente quando non fa video spara nel bocco. Ciao ragazze! Ciao, no, ti dice ragazze, qui dico ciao ragazze. Allora, ciao ragazze o ciao ragazze? You were staying out all night and I had enough. No, I don't wanna know where you've been, where you're going. I know I won't be home. Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Eccoci qua con un nuovo video! Un nuovo video con Dario! Ma non è proprio Dario, è uno che gli somiglia. Perché, sono il fratello di Dario. Perché Dario aveva la barba, tu non l'hai più e quindi non sei Dario e non ci piaci. Piacere, perché Dario Black and White, piacere Galita Shop. Comunque stanno sparando i fuochi perché proprio che aspettavano questo momento. No, aspettavano che noi accendessimo la videocamera per sparare i fuochi, vabbè. Era normale, perché per festeggiare. Cavolicchi, adesso cannolicchi. Adesso cosa facciamo? Evviva! Auguri! Auguri! Evviva! Non lo so, evviva gli sposi! Auguri sposi! Auguri! Ecco, pare che sia finito. Volevo stare per tutto il paese. Vabbè, nel frattempo ti devo... Allora no, è bellissimo, non l'ho fatto apposta. Comunque ragazzi, nel frattempo che finiscano i fuochi, come vi ho fatto vedere nell'ultimo vlog, guardate cosa è combinato questo. Cosa è combinato? Forse gli sta crescendo un po'. Ma non era meglio con la barba, guardate. Non ci piace, sembra una femmina senza barba. No, ma non mi piace proprio, no. Comunque ragazzi, io ho questi capelli di merda perché fa caldissimo, mi scoccio di allisciarmi i capelli, ho capelli di merda. Siamo andati a mare. Con il vento. Vabbè, comunque lasciamo stare, non guardate i miei capelli, vi prego. Comunque, allora ragazze, spiegatemi come fate ad asciugare i capelli con il forno, con la piastra quando fa caldo d'estate. Va, piccola parentesi. Comunque, lasciate un bel like subito a questo video per la presenza di Dario, se vi piacciono i video con Dario. Perché dato che noi lavoriamo sempre a Caritas Shop, non ci siamo mai in questa casa, mai a casa, sempre in negozio. Neanche la sera quando dormiamo. Allora, proprio perché adesso siamo rimasti chiusi di domenica, abbiamo deciso di fare questo video e non riesco mai a coinvolgere Dario nei video, ma voi vi dite che lo volete, quindi lasciate tanti like e farò tanti video con Dario. Ho fatto questo al lavoro. No, stavamo chiusi. Invece, questa domenica prossima saremo aperti a Calita Shop, edizione straordinaria, dalle 18 alle 21, vediamo questa news. Quindi veniteci a trovare, perché siamo aperti sempre da lunedì a sabato, anche mattina e pomeriggio. Invece domenica abbiamo pensato di fare questa apertura straordinaria dalle 18 alle 21, quindi dalle 6 alle 9 di sera. Faremo un aperitivo a Calita Shop. Oh, grande. Dario diventerà un barman. Dario ovviamente. Dario Shop Off. Dario Shop, ho shoppo io. Comunque ci saranno tanti sconti e regali, quindi veniteci a trovare domenica sera dopo il mare, venite a Calita Shop, vi prendete il fresco dell'aria condizionata e comprate tante cose, ci sono tante cose belle. Cosa finisco, poi non ce ne sono più. Esatto, comunque facciamo tanto, facciamo vedere dopo. Comunque iniziamo con le cose che ho comprato io. Come avete visto sono andata da H&M in particolare, ho comprato tanti vestitini al tipo 10 euro, 12 euro pagati pochissimo, quindi ho fatto un affare, ho speso in tutto più di 100 euro. No, più di 100 euro pure, però ne ho comprati tanti perché cambia e scambia. Allora, il primo è questo che ho addosso ed è bellissimo, c'ha tutte roselline ed è stupendo, ho pagato tipo 10 euro, sono tutti un modello simili, cioè abitati un po' largo. Ti piace 10, questo? Sì. Ok, Dario piace quando questo risparmio. 7,50. Poi questo, 12,99, sempre da H&M, pesa una taglia 38, è molto carino, molto semplice, ha questa scollatura a barca, è corto e stretto, vabbè, non te so, ci fa caso, sono tutti uguali, tutti scemi come vestiti, però mi piacciono. Questo no, questo è particolare, cioè praticamente questo è qua è tutto fatto, cioè qua, poi qua è tutto, vedi elastico così, con queste beteline, e sotto è così. Ed è troppo carino, pagato 14,99, preso una 36, questo da zana largo. Questo invece è uguale al modello che ho adesso addosso. C'era tantissimi modelli, Tia Santa Unita che fantasie, quindi precipitatevi da H&M se volete questi vestitini. Questo pagato anche tipo 10 euro. Comunque questo sembra tipo giapponese, è troppo carino, è vero che è bello questo. Qual è il tuo preferito? Quello che c'è addosso. Questo? Sì. Poi c'era anche quello con le rose, che però alla fine mi sono pentita di non aver preso, perché intanto mi avevate detto di prenderlo, alla fine erano troppi e dovendo scartare ho scartato quello, però sono pentita, se vado però mi riprendo anche quello.
comprato in più tranche, sembra tanto, che non spendi. Tanto 10 euro. 10 euro. 10 euro qua, 10 euro là. Poi questo che è tipo marinaretta, è molto carino. Questo qua il modello è diverso, è largo, però si stringe in vita con questi laccetti. È troppo carino, sia per tutti i giorni, sia come copricostume per il mare. A me piacciono tantissimo. Oppure come pigiama. No, perché come pigiama? No, sì. Considerate che io d'estate non metto mai pantaloni lunghi, metto sempre vestitini perché ho pantaloncini corti, perché odio questo avere... Questo è per la palestra, quando esci dalla palestra. No, questo è per uscire, non è per quando sono... Vabbè, anche sì. Perché questo qua è vero, ha ragione, perché questo è sportivo, è grigio con questa scritta ed è comunque abitato ed è un po' largo. Guardate com'è carino anche dietro ed è molto carino anche con le scarpette di ginnastica questo, è vero? Particolare. Io anche quotidianamente li metto anche con le scarpette basse e poi okay. La sera con la scarpa alta. Brava, brava. Questa è una maglietta che anche questa 10 euro, sì. Molto carina con tutti i sushi, molto carina. Questo secondo me è sushi. Esatto, amore. Poi questa invece, questa è scema proprio. Cioè praticamente sì. È tipo una maglia però vestitino. Maglia lunga. Sai perché l'ho comprata? Ecco, questa per quando esco dalla palestra, che mi scoccio di vestirmi se devo tornare a casa. Bravo. E basic, la categoria basic è semplicissima, anche larga, è tipo come se fosse una t-shirt però lunga. Vabbè, perché quando esco alla palestra con le scarpe ginnastica. Poi questa è troppo carina, dove sta? Questa secondo me è la più bella, è tipo una tutina, è troppo bella veramente ragazzi, vi giuro. Dietro c'è la cerniera, no? Poi è fatta così, guarda amore, tutta scollata. Sia davanti che dietro, poi porta qua tutti i volà sulle maniche. È fatta a pantaloncino sotto, corto, corto, corto. Questo ho fatto già qualche foto su Instagram. Già l'hai messo. È vero, già l'ho messo. Comunque è bello, è vero? Yes, è anche di stoffa, è tipo velato, non so spiegare. Comunque è diverso dagli altri ed è molto bello. E questa qua però l'ho comprata da, non vorrei sbagliare, l'ho presa da Bershka. Ho già tagliato tutte le etichette. Però sì, l'ho presa da Bershka questo qua. È troppo bello, tipo una tutina. Poi questi volà sulle spalle, vero? Bella. A pantaloncino sotto, anche se è molto corto, essendo a pantaloncino non c'è pericolo, non c'è che si vede la mutanda. Poi amore, guarda qua com'è bello questo piaceva tanto a mio amore. Questo è bello. Questo anche di Bershka, cioè praticamente è... Il colore è bello. Hai visto com'è bello? Blu. Questo è stretto in vita e largo sotto e c'ha queste bretelline sottili. E poi qua i volà così. Questo ce l'avevo nel vlog che ho fatto con la diva del tubo, ti ricordi? Sì, mandiamo sì. Un bacio. Ciao la diva del tubo se ci sta guardando. E anche su Instagram ho messo qualche foto se volete vedere come mi stava. Comunque è molto molto carino, vero amore? Anche questo ho pagato poco, ma tipo forse massimo 15 euro. Ma 10-15 euro massimo. E poi questo, infine, questo anche questo 9,99. Questo è un altro scemissimo. Ma dai, il centesimo. Sì, è tipo come quello là che vi ho fatto vedere prima, cioè tipo una maglietta t-shirt. Comunque se volete acquistarli via Santa Maria, sì, la Carlita Shop. Comunque è troppo bello ragazzi, alla fine ha messo cose semplici, così fresche. Li rivendiamo. Non ce la faccio a mettermi una roba complicata. Poi, poi, prima di completare io, fai vedere qualcosa anche tu, poi io non ho finito, vi faccio vedere dopo. Dario Shop l'ho comprato. Questa, veramente questa gliel'ho questa presa ieri, ho fatto lei. La sorpresa. Questa camicia. Oh raga, ho azzeccato alla fine. Ho preso due cose di val che sono tutte e due. Questa qua perché ce l'aveva a maniche lunghe. E ma questa qua a mezza maniche. Ed è tipo bordeaux. È bella, è bordeaux, no, sta molto bene, mio amore. Dai, ce n'è. Pagata poco. Amore, non sai fare tanto bene, ti farlo vedere anche davanti, vedi? Questa è così. Poi fai vedere quell'altra. Ecco un'altra di lino. Questa anche l'ho regalata io, mio amore. La bottoniamo. Questa è a manica lunga, però si possono fare tutti i risvolti e portare. Cioè, non è mio, di lino. Ciao lino, questa è tua. Comunque è bellissima. Madonna, questa ti sta troppo bene, amore. Sei bello, figo con qua. Questa camicia. Questa la mettiamo in estate. Ah, perché mo' è inverno. Sì. No, questa qua invece l'ho pagata 25 euro, ma che risate. A proposito, andate a vedere anche il video di Nancy. 24,99. Appunto. Andate a vedere il video di Nancy, perché anche Nancy ha caricato in contemporanea proprio oggi il video sul suo canale YouTube Nancy Vlog. Andate a vedere, dove fa vedere tutti i suoi acquisti. E la cosa divertente è che anche lei ha preso questa camicia, non mi ricordo se è questa o simile per il suo fidanzato David. Ciao David. Ciao David, siamo arrivati alla cassa e pensavo costasse anche quella a 10 euro, siamo arrivati 24,99 per come siamo pidocchiose. Ma sorella fa 24,99, ma no, possiamo volare, ti giuro, c'era anche mia mamma. Poi
poi alla fine ho detto, vabbè, prendiamo, sono belle. Mi sono preso anche questi due pantaloncini da Piazza Italia. Sì, è bellissimo. Beige e blu celato. Questa l'ha preso lui. Sì. E poi anche le scarpe, amore. Fai così, fai vedere anche la scarpa. Le scarpe? Queste piacciono? Sono freschi freschi. Con la tasca a me. Bellissimo. Amore, fai vedere le scarpe. Queste scarpe che ha preso da... da Ecce... Ecce... Dove? Bata. Ah, da Bata. Da Bata. Amore, secondo me se te la voglio la fai vedere è meglio. Guardate che sacrificio fa il mio fidanzato. E frattempo vi faccio vedere le mie scarpe, che sono bellissime. Guardate. Sono belle, amore. Sono belle veramente. Bella acquisto hai fatto. Bella. Ci avevi preso. Ha pagato con lo sconto. Comunque, ho preso queste qua invece, amore, sono troppo belle. Queste qua le ho prese in negozio di scarpe, solo Soprani, non la marca che non ho mai sentito. Comunque, io non vado alla marca per le scarpe, ma vado alla comodità e al prezzo. Devono costare poco e devono essere comode. Bravo. Me ne compro tipo un paio, le uso per tutta l'estate, soprattutto, non mi interessa, ci sta bene o non ci sta bene, sono molto economica. Queste sono belle perché sono comode, però sono alte. E poi il piede è un po' coperto, che non mi piace troppo scoperto, sembra tipo che devi andare a mano. Ma poi sono estive però. Sì, sono estive, però capito, essendo un po' coperto qua è più elegante. Ed è molto bella perché poi va bene con tutto perché è bianca e nera, sono leggere, sono comode, quindi aggiudicato, mi sono piaciute subito e le ho prese. E anche voi nelle foto loro mi hanno chiesto dove hai comprato quelle scarpe, le ho prese al centro commerciale Campania. Per dirvi questa cosa. E poi la che amore è questa qua. Devo far vedere questa qua a tutte le mie amiche. Allora, ragazzi, ho fatto questa scoperta mega galattica da H&M. Ho trovato per la prima volta nella mia vita un perizoma a vita alta, cioè praticamente tipo una pancerina. Una pancina. Però a perizoma, mai trovate, sono sempre a mutandoni. Questa fa un effetto tipo bellissimo perché si alza tutto il culetto, però si stringe la vita e non danno fastidio, cioè non ti senti soffocare. Cioè ne erano due assieme, venivano tipo sui 10 euro due. Una ce l'ho addosso ed è beige, color carne. La cosa bella è che con questa, invece di fare la dieta, potete mangiare gelati, sì, tante cose. Che fa un miracolo sta mangiando. No, ho trovato la soluzione. Anche se mangio gelato, mangio schifezze e metti allora, questa. Allora, pancerina lurda. Da sotto i vestitini, vi giuro, ho detto no, lo devo dire alle ragazze. Perché io la cercavo sempre ed erano sempre o a mutandoni che tipo ti ammaccavano tutto il culo, oppure ti stringevo così in vita che ti sentivi soffocare. Invece questa allora, non la senti in vita e poi miracolo. Esce tutto il culetto bello a mandolino. Comunque, raga, io sono... Il mandolino. Sì, io quando vado a H&M adesso ne prendo altre, amore, perché sono troppo belle. Quasi, vai con il panino in mano. Ricordate uno che... Mangio panino e metto pancerina. No, invece di affiggermi, io adesso non mangio, non mangio gelato. Allora, ragazzi, questo qua è il miracolo dell'estate. No, ma perché da sotto i vestitini, a volte, anche se non hai la pancia, i vestitini così però si vede. Quindi con questa... Puoi mangiare. Mettilo. Mia sorella dirà che sono fissata, vero Nancy dirà, sicuramente nei commenti dirà, sei tu che ti vedi la pancia, però vi giuro, io con questa mi sento più sicura. Comunque ragazzi, allora ragazze, queste qua, pancerina magica, mangiate e mangiate, mettetevi la pancerina, infatti mangiatele tutti. Comunque ragazzi, vi mandiamo un bacio grande, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Fatto un po' di fretta perché dobbiamo uscire, vi diciamo la verità, e andiamo a mangiare la pizza, e poi mettiamo la pancerina. Ci ho messo la pancerina, mangerina e pizza. Andate a vedere il video di Nancy, vi lascio il link alla fine nelle schede. Vi mando un bacio grande, lasciate un like e vi aspettiamo a Calita Shop tutti i giorni, ma ciao, anche ragazzi. Domenica. Ciao da Calita Shop e Dario Shop. Dario Shop. Ciao amore. Datemi amore, com'è bello quel rossetto. Amore, fai così? Sei bellissimo. Sei proprio una femmina, ti manco solo la parrucca. Una femmina. Senza barba, sei una femmina. Sei troppo figo, ma c'è un sogno dall'anima. Who's waking up to drive you home when you're drunk and all alone? Who's gonna walk you to the dark side of the morning? It ain't me. It ain't me. I had a dream. We were back to 17. Summer nights and the liberties ever growing.